Ricordo una cosa molto curiosa, cioè ricordo che allora giravamo con la pellicola, il telegiornale si girava con la pellicola. Il mio operatore, invece di mettere un caricatore di pellicola da 120, mise quello da 30. Per cui quando Padre Pio si avvicinò al microfono per pronunciare il suo discorso, il suo breve discorso, l'operatore mi fece segno in mezzo alla folla che stava sulla piazza che lui non era pronto. E allora io mi avvicinai di corsa al microfono, lo svitai lentamente e lo misi per terra. Oggi mi avrebbero preso per un terrorista, mi avrebbero sparato certamente. Padre Pio mi guardò e mi disse: "Che fai, guaglione?" E io gli spiegai che se il suo discorso doveva non soltanto restare nella piazza, ma arrivare all'Italia e al mondo, doveva aver pazienza, quel microfono doveva restare ancora qualche secondo per terra. Non so se lui capì, ma fu molto buono e aspettò. Mi ricordo che c'era il cardinale Lercaro e anzi dirò che mi ha un po' salvato perché quando io svitai il microfono, lo misi per terra, sentii un ruggito da parte della folla, degli ammalati che stavano nella piazza. Per fortuna in quel momento ci fu uno. Il vento portò via il cappello, lo zucchotto del cardinale Lercaro, il quale con una velocità da giocatore di basket la prese al volo e se la rimise in testa. La gente si mise a ridere e questo salvò un po' Tito Stagna. Gli baciai la mano, lui mi fece un gesto quasi una carezza, ma questo il giorno prima della cerimonia, della messa e dell'inaugurazione dell'ospedale. Il giorno prima io andai al convento, lui era alla finestra, su in alto, poi scese giù dove c'era dei fedeli che lo aspettavano e tra i fedeli c'ero anch'io e allora ebbe questo gesto affettuoso nei miei confronti. Ma erano altri tempi, tempi in cui la gente era più buona, diciamoci la verità, più buona, meno volgare. E c'era questo senso di solidarietà che oggi purtroppo è andato perduto. Oggi esiste il nostro particolare e nient'altro, purtroppo, purtroppo dico. Grazie.